Sardegna, una situazione particolare. Lo sapete, ieri abbiamo dovuto interrompere il consiglio del municipio e lascio intanto la parola al direttore per l'appello e poi ricominciamo dal punto in cui si è interrotta ieri, perché così vuole il regolamento. Spiegherò di che atto si trattava, chi l'aveva presentato, eccetera, eccetera. Ed è una seduta in seconda per decadenza, in seconda convocazione per decadenza del numero dei legali. Allora, sì, all'avviso ariano, biondo, candigliota, garrone, cerconi, ciancio, dichiara di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Cunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, abbiamo il numero perché ci sono 10 presenti e 14 assenti più la Presidente, ne bastavano 8, quindi ci siamo. Sono giustificati i consiglieri Ariano, Candigliota, Pompei e Tosatti. Allora, ripartiamo da quello che dovrebbe essere l'ordine dei lavori di oggi. Avevamo presentato la proposta di risoluzione avente ad oggetto azioni di contrasto ai rocchi tossici. Avevo chiesto se c'erano dichiarazioni di voto, non c'erano ed eravamo arrivati al momento della votazione. Io devo rinominare gli scrutatori perché è giusto che sia così, quindi quelli di oggi sono La Zazzera, Tripputi e Carlone. Sì, allora ripartiamo, scusate, chiedo solo una cosa, fosse possibile, vista la situazione particolare in cui si è perso proprio il fulcro di quello che è stato detto ieri al centro della risoluzione, volevo chiedere se potevo solo rinfrescare, non posso farlo, perché ci siamo completamente su... Astenuti. Allora, abbiamo 9 favorevoli e 2 astenuti, l'atto viene approvato. E passiamo all'ultimo punto, che è un'altra mozione, che è una mozione invece. La precedente è una risoluzione, questa è una mozione avente ad oggetto dedica della panchina rossa di Villa Lazzaroni contro la violenza sulle donne alla studentessa Antonella Russo. Sì, consigliera La Zazzera. Grazie Presidente.
Allora, in occasione della giornata del 25 novembre per il contrasto alla violenza sulle donne, abbiamo avuto una serie di eventi e tra questi eventi abbiamo i bambini della scuola primaria di Villa Lazzaroni hanno partecipato alla che aderiscono al progetto della comunità educante diffusa, hanno realizzato una panchina rossa con delle frasi fatte da loro proprio riguardo la violenza sulle donne. Questo perché? Per sensibilizzare anche le piccole generazioni, quindi i bambini e le bambine, ad avere rispetto per le proprie compagne e anche i compagni. Questa panchina è stata installata a Villa Lazzaroni, proprio vicino alla scuola, chiaramente con l'intento di dedicarla successivamente ad una figura che potesse essere di facile comprensione per le giovani generazioni. Quindi abbiamo deciso di dedicarla ad una studentessa, ad una ragazza
spiegare ai bambini cosa significa veramente amare, cosa significa veramente protezione, cosa significa veramente il rispetto dell'altro, perché poi in fin dei conti parliamo sempre di femminicidio ed è giusto, ma se si ammazza un uomo, una donna, si ammazza una persona, un essere umano, e quindi questo è il messaggio più importante, che è il rispetto dell'altro. Quindi se siamo favorevoli, voteremo favorevolmente, ragioniamo eventualmente sull'estensione dell'invito quando sarà il giorno, e mi auguro e spero che ci verrà.